Ciao da Francesco di portierecalcio.it. In questo video ti presento la versione, la prima versione del 2017 degli Evapower Protect 1. È il modello professionale con stecche estraibili della collezione Evapower Puma. Partiamo innanzitutto dal primo dettaglio visibile, la grafica. Grafica leggermente rivista sul dorso con colore nero, bianco e verde. Dettaglio importantissimo. Non è più necessaria la mezza misura in più, la calzata è stata leggermente allargata, quindi la mano entra comodamente all'interno del guanto e soprattutto non si avverte il fastidio delle stecche sulla parte anteriore della mano. La mobilità è buona, come sempre accade con i modelli steccati Puma. Vediamo caratteristica ancora presente sul palmo, la air zone, una zona di lattice traforato che dovrebbe servire a far traspirare un po' la mano. Nulla di particolare. Sempre ottima la lavorazione del pollice con il lattice che circonda totalmente il dito. Più essenziale, classica direi, la costruzione del palmo, cuciture esterne piatte. E il dorso, come già detto, rivisto nelle alcune caratteristiche grafiche, ma non cambia nulla nella sostanza. Il guanto è sostanzialmente identico alla versione precedente, in colorazione rosso-nera, ultima uscita nell'autunno del 2016. Diciamo delle stecche. Le stecche sulla confezione viene riportata la presenza delle flex stack che si rompono, però continuano ad essere presenti in realtà le finger protection, stecche flessibili e resistenti, quindi non c'è nessun problema. Stecche che possono essere singolarmente estratte ed è presente anche quella sul pollice. Quindi l'Evapower Protect 1 si conferma un ottimo guanto steccato con stecche su tutte le dita estraibili, validissimo per un uso professionale su erba naturale e sintetica.